ce n'è più di uno a destra e anche a sinistra, giovane politico che veramente, diciamolo, rottamatori, riformatori, cioè oggi veramente bisogna avere il coraggio di girare pagina, di lasciare spazio a delle idee nuove, a gente nuova. Il paese può riscattarsi, siamo fiduciosi, ma deve farlo con una nuova classe dirigente. Il colpo di mano arriva dagli industriali di Padova che oggi hanno presentato una ricerca sulle strategie di sviluppo vincenti per il settore del manifatturiero, proprio oggi, mentre il governo stava varando la nuova legge di stabilità. Serve un nuovo consenso elettorale. È chiaro che non ci accontentiamo di questo, come noi aziende abbiamo dovuto, per stare passi del tempo, ridurre i nostri costi, essere più efficienti ed efficaci nei nostri processi. Noi vogliamo vedere veramente una volontà chiara dello Stato di tagliare la spesa pubblica improduttiva. Eppure per ora i tagli pare siano caduti solo sulla sanità. Pavina ricorda quando Monti, commissionando la ricerca a Giavazzi, dichiarò che si potevano tagliare fino a 200 miliardi di euro sulla spesa pubblica. Un'altra cosa che è subito da metterci in mano è il costo dell'energia. In Italia un'azienda energivora, la mia, spende 160 euro megawatt. In Polonia un'azienda produttiva, la mia, spende 80 euro megawatt. Dopo l'abbassamento del cuneo fiscale, ecco che cosa chiedono gli industriali, che oggi pagano il 30%, addirittura il 40% in più del costo dell'energia rispetto agli altri paesi europei. C'è tanto sul quale lavorare, ma ci vuole una volontà prima di tutto politica per lavorare su questo. Quindi ci continuiamo a girare attorno, continuiamo a parlare di riforme a saldo zero, ma non si va da nessuna parte in questa maniera qua.